Ciao e bentornati nello sfavillante canale Annalisa Superstar. Allora, ti racconto la storia di questo tag. Mi dispiace non poter dire il canale o il blog o la cosa Instagram dove l'ho preso, perché l'ho scritto punto e basta. E l'ho scritto, credo, quest'estate. Non ne sono certa, so soltanto che l'ho scritto un bel po' di tempo fa. E niente, praticamente non l'ho riletto volutamente perché lo trovo molto simpatico, molto carino. Ho riletto le prime 3-4 e ho detto: ah, cos'è? Non lo rileggo così, d'amblè, distinto. Se fossi, che fa molto Raffaella Carrà, se fossi un fiore, una rosa, dolce ma con le spine. Se fossi una stagione, sarei, guarda, la primavera, senza pensarci, perché non c'è né troppo caldo né troppo freddo. La sera ci mettiamo la giacchetta, che io sento pure quel poco di conforto quando mi metto la giacchetta. C'è il sole, ci sono i fiori, ci possiamo fare una bella passeggiata, possiamo cominciare a mangiare fuori in terrazzo ogni tanto, oppure la sera andarci a fare un giro. La primavera, bellissima, né troppo caldo né troppo freddo. Se fossi un animale, guarda, senza dubbio, io ho sviluppato una passione negli ultimi mesi per gli elefanti. Guarda, dico la verità, sto adorando gli elefanti. Sono animali molto affascinanti. Sai cosa mi piace degli elefanti? Il concetto di branco, di gruppo. Lo trovo straordinario, dovremmo imparare tanto dagli elefanti. Ma tu sai che io sono settimane e settimane e settimane che penso: ma io sto concetto degli elefanti dove lo posso schiaffare? Perché li trovo così affascinanti, così maestosi. Un elefante, anche perché io sono una fedele, devota. Ti ho detto così con questo accento, si può sentire. Se fossi un fiore, sarei una rosa. Se fossi un fiore sarei una margherita, semplice, liscia, senza troppi fronzoli. Carina, sta lì. Che voglio dire, se non c'è va bene, se c'è fa scena. No, neanche, brutta detta così. No, comunque la margherita, perché mi piace molto la margherita. Mi piacciono molto anche i tulipani, perché sono di un unico colore. A me piacciono le cose di un unico colore e quindi mi piacciono i tulipani. Comunque un fiore facile, niente di arzigogolato. Se fossi un colore, il nero. Intanto perché, che è un non colore però, perché il nero è il colore non colore sul quale risaltano tutti gli altri colori. Non è il bianco il colore su cui risalta tutto, è il nero, e quindi il nero. E poi il nero spina, e mi levo quei 2-3 kg che male non fa. Se fossi un oggetto, una fotocamera, senza ombra di dubbio. Allora, io sono una persona molto fantasiosa, lo sono sempre stata da bambina, chiedi a mia madre per conferma. Io ho sempre avuto una spiccatissima fantasia, un'innata creatività che ogni tanto provo a mettere a servizio di YouTube, tra virgolette, soltanto che non voglio mai strafare. La fotocamera, perché la fotocamera mi consente di ogni tanto, non sempre, di poter dare sfogo a questa mia fantasia, a queste idee che mi vengono. Io ho sempre idee, sempre. Io non sono una a cui scarseggiano le idee, mi scarseggia il tempo, mi scarseggiano le risorse, mi scarseggiano tante cose, ma mai le idee, guarda. E se fossi un profumo, il pane. Il pane. Picciotti, cosa c'è di più confortevole se non l'odore del pane, per quanto mi riguarda, ovviamente? Io sono il profumo del pane. Casa. Se fossi una città, no, guarda, io non vorrei altro che essere Palermo. Punto. Mi avrebbe darti anche da una parte San Francisco, perché è uno di quei posti dove io ho lasciato un pezzo di cuore, ma Palermo, io voglio essere Palermo. Contraddittoria, è calda, troppo calda. E ricordati che se vai a Palermo non devi toccare le banane. Se fossi, aspetta che ho perso il segno, città, ambiente. Ma in che senso ambiente? Facciamo ambiente di casa, dico, no? Giorni in cui sono alla cucina, giorni in cui non riesco a schiodarmi da quello studio, quindi facciamo cucina con studio annesso. Obiettivamente spesso e volentieri porto il computer e il portatile in cucina e lavoro in cucina, quindi cucina studio, dai, sì. Se fossi un materiale, senti, guarda, è una cosa che io penso da quando andavo al primo superiore. C'è un'immagine che Alessandro Manzoni dà di Don Abbondio, un vaso di creta tra dei vasi di ferro, una cosa del genere. Mettila così. Io sono un bimateriale, io sono di creta avvolta da una gabbia di ferro. sono molto fragile emotivamente, però ovviamente ho costruito una corazza
impenetrabile. No, non è vero, però mi illudo che sia impenetrabile. Se fossi un cibo, vabbè, Valeria, il pane, per forza il pane. Il pane. Se io fossi un cibo vorrei essere pane. E il pane è semplice. Il pane è la semplicità. Punto. Il pane. Se fossi una canzone, allora l'ho appena cercata. La canzone in particolare è una canzone che mi rappresenta al 100%. Perché? Esteriormente io sono molto serena, molto femminile per certi aspetti, ecco, non sono, come dire, di modi. Io mi rendo conto che certe volte cammino con le mani così, che non necessariamente significa femminile, però va bene. Non sono molto materiale nei modi, ecco, ognuno ha il proprio modo di muoversi, di parlare, di approcciare, di toccare gli altri, via discorrendo. Quindi se mi guardi dall'esterno io sono sempre molto sorridente, io... Non mi piace mostrare il lato musone di me per mille motivi, quello è un altro discorso. Dentro però sono decisamente diversa, sì, sono anche questo, ma dentro sono decisamente diversa. La canzone che mi rappresenta al 100% è che quando ho ascoltato per la prima volta, allora, per 2 minuti e 40 circa, è molto eterea, è molto... Io esteriormente sono... Però dentro è esattamente quello che poi c'è in questa canzone. Allora dovresti capire dai miei gusti musicali. Ecco. La canzone si intitola Dirty Water o Dirty Water, acqua sporca. The Foo Fighters, ovviamente. Te ne faccio sentire una parte, che è il momento in cui c'è il passaggio dai cori femminili a come io sono dentro. Poi sai, noi donne siamo sempre un po' così polivalenti. Che chi praticamente non mi conosce, oppure mi conosce da poco, tipo quando io dico mi hanno visto, una persona in particolare mi ha visto con la maglietta dei Foo Fighters, mi ha detto: ma ti piace Foo Fighters? Oh sì sì tanto, sai, sto a un concerto quest'estate. Ti piace Foo Fighters? Sì 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 tanto, certo. E poi mi piacciono anche i Korn. E per alcuni dici: ma tu metti le perle? Sì sì sì, metto le perle, ascolto grunge e rock e cose del genere, però è sempre una questione di esterilità. Se uno vuole andare oltre l'esterilità, tutto buono e benedetto. Chi non ci vuole andare, cavoli suoi, cioè, è più un problema suo che un problema mio. Allora, se fossi uno strumento musicale, sarei un pianoforte, senza ombra di dubbio. Se fossi un numero, ma perché dovrei essere un numero? Io mi rifiuto. Mi rifiuto, sto chiamando l'avvocato. No, non voglio essere un numero, no, no, no. Comunque l'11. Se fossi un dipinto... Monet. Mi piace tanto Monet. Qualcosa di Monet. Sono molto solari. Quelli all'aria aperta. E vabbè. Collezione dei canottieri. Molto solare. L'aria mite. Tra di noi. Che chiacchieriamo, giochiamo, scherziamo. E poi ognuno per la propria strada. Meraviglioso. Si chiama Collezione dei canottieri? Aspetta che lo googlo. Prima che dico una cretinata... E tu dici: ah, non si dice questa cosa. Allora, un minuto. E magari manco è Monet. Un minuto. Colazione. No, da Tiffany. No, colazione dietetica. Non c'è. No. Ah, infatti era di Renoir. Renoir. Colazione dei canottieri. Colazione dei canottieri di Renoir. Brava. Ottima. Bella, bella ignoranza. L'ho però appena colmata, non me lo dimenticherò più. Renoir, Colazione dei canottieri. Se fossi un libro, guarda, il mio amato, quante volte l'ho nominato in questo canale, quante volte l'ho letto, da quando ha 11 anni l'ho ricevuto. Il gabbiano Jonathan Livingston di Richard Bach. Punto. Non ho altro da aggiungere. Applauso sipario. Se fossi una favola, Cappuccetto Rosso, perché io lo so che sembro scaltra, lo so benissimo. Non, sono un po' ingenuotta come Cappuccetto Rosso. Sì, attivo, ciao lupo, ah, che bello, sì, per mangiarti meglio. Aspetta che mi tolgo le scarpe. La mia natura in realtà è quella. Non sono poi così scaltra come appaio.
Se fossi un telefilm, questo è facile, Friends. Proprio che a me piace, Friends. Ci divertiamo insieme, piangiamo insieme, mangiamo insieme, facciamo tutto insieme, però all'orario te ne puoi anche andare perché mi devo andare a coricare. Se fossi un videogioco, in che senso? Cioè, io la mia conoscenza dei videogiochi si limita a... come si chiama? Aspetta, quello che ho io nel telefonino che ci gioco. AB Blast, questo, te lo faccio vedere. Ah, guarda. E tra l'altro sono a livello 825. Questo con i maialini, così. Si chiama AB Blast. Se fossi un videogioco sarei questo, ma perché conosco solo questo. Anche Mario Kart conosco, ci ho giocato. Vabbè, no, facciamo AB Blast che sono a livello 825. Cioè, scusa se è poco. Quanto tempo ho rubato. Se fossi un social network, YouTube, senza pensarci. YouTube, per sempre YouTube, forever YouTube. Lo trovo un mezzo di comunicazione straordinario. Se fossi un film, senza ombra di dubbio, Fantozzi. Se fossi un personaggio manga, che sono i personaggi manga? Tipo fumetti? No, perché fumetto e manga hanno una differenza. Vabbè, quello dei giornaletti? Sailor Moon! No, perché sia l'unica che conosco, attenzione! No, 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 no! Sailor Moon! Sailor Moon! E anche qui, non me ne vanto, ma non me ne vergogno. Se fossi un personaggio di Disney... Come si chiama quello del leone che va tipo a una matata? Lo sto dicendo proprio bene, brava. Come ti spieghi tu oggi? Nessuno, brava. Hai studiato, si vede, brava, brava. E Pumba e Timon, ok. Il cinghiale, quello. Però non so come si chiama, però mi fa simpatia. Se fosse un peccato capitale, vida madre che non me li ricordo, peccati capitali, andrò all'inferno, li cerco, aspetta. Peccati capitali, accidia, no, ira, avarizia, superbia, gola, accidia, lussuria, ira, invidia, superbia, gola. Allora, irabonda non sono, mi piacerebbe esserlo, sai come mi sfogherei? Amara neanche, invidia, facciamo una cosa, invidia, non ne sono sicura al 100% perché è una cosa che ho contrastato tantissimo, siccome è un sentimento che ha vissuto e albergato per tanto tempo in me, l'ho sempre detto, guarda, da quando l'ho detto la prima volta ad alta voce mi sono liberata, però invidia perché è una cosa che voglio contrastare sempre, soprattutto negli altri, non c'è poco ad essere invidiosa nella vita degli altri, guardati la tua. Guarda, è una frase che dico pure a me stessa, non è una frase che dico, ah, guarda la tua vita. No, 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 guarda la tua vita e te ne frega. Se fossi una morte, vita madre. Ma guarda, dipende, dolce e silenziosa, di vecchiaia? No, neanche, ma neanche troppo vecchi perché... Non lo so, guarda, meno cruenta possibile, così poi quello che ti trova deve pulire poco. Morte facile. Se fossi una fobia, ah vabbè, quella del treno. Io sono terrorizzata dai treni. Fin quando camminano però ho notato che mi distraggo. Bene o male ce l'ho fatta, però quando si ferma sui binari comincio ad agitarmi moltissimo. Quindi è fobia dei treni. Se fossi un motto, in omnia paratis. Se fossi una frase... Chi dice che qualcosa è impossibile disturba chi ci sta riuscendo. Se fossi una parola, arrospigliati. Che in italiano, per tutti quelli che non stanno qua a Palermo con me, orsù, datti una bella svegliata che mi sembra un po' addormentata. Se fossi una parolaccia, vabbè ragazzi, sono di Palermo io, è ovvio. E questi erano i miei se fossi. Sarebbe straordinario se tu rispondessi tra i commenti, mi farebbe molto piacere. Per favore non dimenticare di lasciare un pollice in su e iscriverti al mio canale, grazie. Ci vediamo dopodomani con un nuovo video. Ciao. Ciao.